E rieccoci tornati qui su Dark Souls 3 col nostro simpatico Pippo Baudo per affrontare questo viaggio al castello di Lothric, anzi alle mura del castello di Lothric. Cominciamo subito, aspetta che là c'è uno e poi me lo dimentico, mi spara frecce e mi fa male. Lei stia fermo, non si alzi, non si preoccupi di nulla. Poi, aia, mi sono fatto male. Aspetta, ah, i cani brutti. Se mi paro non mi fate niente. E in anticipo. Madonna mia che volo. Oh, giocato d'anticipo vero. Ehi, beccati questo, dai. Vedi di stare calmo con me. Ah, stavo per rischiare la mia vita. Ma io non ho bombe. Eh no, niente. Qui direi di far così per ora. Arco lungo, frecce normali. Possiamo tornare indietro perché non serve a niente proseguire di qui e andiamo. Ehi, qua. Eliminiamo questi bei nemici simpatici, simpatici. Senza farci colpire. Possibilmente, grazie. Molto gentile lei. Ha droppato? No. Grazie. E qui abbiamo un altro nemico che si riposa. Ma stia giù, guardi, non si preoccupi. Sono venuto a prendere quest'anima di un cavaliere abbandonato. Che tanto abbandonato non era perché c'era quel tizio lì, però. E adesso possiamo scendere da questo lato, che praticamente è la strada giusta da seguire. E lì c'è subito un nemico pronto da... No, 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 stia calmo. Non voglio ammazzare quelli che non fanno niente. Soltanto a chi mi vuole uccidere. Tu non suonare. Ma... non gridare che dai fastidio. Allora, qui abbiamo un'altra anima di un cavaliere che, poverino, è stato abbandonato. E qui uno che poi si ribellava. Salendo di qui che c'era? Non vi preoccupate, non vi picchio. Tu stai zitto. No, aia, ai. L'errorino. Ah, qui ce n'è un altro disperato. Finché sono poveri disperati e pazzi che non mi vengono addosso, sono soddisfatto. Il problema è dopo. Nonostante mi ricordavo di questo essere, mi sono fatto colpire lo stesso. E non vorrei sprecare la fiaschetta adesso. Ah, binocolo. Tanto per dare un po' di brio. Inutile, rompiamo le casse come un vero giocatore di un Souls. Scendiamo per di qua senza cadere. Re. Dunque, signor Pippo Baudo, no? Vogliamo fare un po' di attenzione. Siamo appena all'inizio del gioco. Se tu muori così non abbiamo dove andare. Può essere che dopo questo discorsetto ha capito che qui a Lothric non si scherza e che si rischia la vita ogni giorno. No. Zitto. Quello non si svegliano, quello continua a essere bello triste. Rimani triste allora. Devo recuperare le mie anime. Che... no, 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 no. Li ha svegliati tutti. Signor Pippo Baudo, cosa mi combina? Una cosa doveva fare. Non far alzare nessuno. E lo ha fatto, e adesso io mi dovrò curare tra poco. Perché... No, le cazzate. E vedi di darti una regolata, signor Pippo, che già non mi stai piacendo. Ai ai, questo signor Pippo Baudo mi farà soffrire parecchio. Non è esperto di Lothric, né di Dark Souls, né di queste cose. Ok. Con calma, vedi? Se tu fai tutto con calma, riesci ad ammazzare chiunque, non hai problemi. Due bombe incendiarie. Visto? Pari e attacchi. Cosa ci vuole? Un'arte particolare? No, soltanto un po' di intelligenza. Anima di un cavaliere abbandonato. Questo sì che era veramente abbandonato. Oddio.
Questi sono i più odiosi del gioco. Aia. Come? Non ho capito, però. Non ho capito, punto e basta, senza però. No, sono troppi lì. Facciamo una cosa utile. Corriamo. Corriamo. Levatevi di mezzo. Chiude questa porta. Succede una fiaschetta. Oh oh. Aia. Gli errori. Si è buggato, non sa quello che vuole fare. Vabbè, guarda, rimani lì. Non ti preoccupare. Io me la caverò lo stesso andando di qua, dai. Apriamo questa di porta, ma non devo andare di qui adesso. Perché prima c'è una cosa importante da fare. Ed è quella cassa lì. Vediamo se riesco. Avete visto il mimic che si apre? Sei veramente brutto. Sei poco furbo nella tua inutile vita. Aio. Non è bello quello che sta succedendo in tutto questo. Tutte queste morti così. Un bel calcio che ti rompe la guardia. Mi ha fatto rimanere in vita. Ah. Mi ha fatto pulizia. Corri, corri. Corri. Cazzo. Beh, però l'ho parato. Ma quanti sono? No, no. Curati. Ma indietro. Ok, direi che ce l'abbiamo fatta. Possiamo passare. Salve lei. Io qua ti volevo. Ah, un bel backstab nella schiena. 132 di danno. Visto? Non ci è voluto assai a morire. Però quel mimic là è un po' diverso. Anima di cavaliere abbandonato. Mi interesserebbe prendere le anime. Dove le ho lasciate? Giù, mi sembra, accanto al Mimic. Ci provo a ucciderlo. Poco fa con un calcio volante mi ha steso. Vediamo se riesco. Certo, se però fai le prese, no. Aspetta. Ah, merda. No, no, no. Metti ansia. Aia. Questa l'ho sentita. Bevi veloce. Oh! Occhio alla presa, che culo. No. Perfetto, ne ha fatto un'altra. Oh mamma. Alla fine è più facile combattere così che buttarmi dall'alto. Un'ascia da battaglia abissale. Wow. Tanto non la userò mai perché non scala. Mi ricordavo di te. Non pensavo partissi a vuoto in questo modo, però ok. Ah, il nostro amatissimo falò. Torno. No, aspetta, mi siedo. Che due fiaschette sono un po' pochine. Scendiamo. Vediamo quanto riusciamo a durare. Il problema è che devo far andare via quel cavaliere, perché prima devo andare a prendere questo qua. Eh sì, fai il furbo, tirami le tue cose. Scendiamo giù di qui. Altri. Dai. Sì. Non mi ricordavo che c'era il secondo. Andiamo di qua. Giù, per il momento è inutile andarci. Questo me lo ricordo, è la cosa più bella da fare. Colpire lì sotto quando in realtà lui ancora non stava salendo. Non lo so, potevi anche salire anziché farmi scendere. Che dici? Ok, qua c'è un nemico. No! Merda! Sformato! Va bene. Vieni. Una bellissima bomba. Ai! Bestia! Che dolore!
Bruciati. Impara a soffrire in silenzio. Ecco, questo qui, una volta ucciso mentre si trasforma, ti droppa un frammento di titanite e una brace. Solo che prima non avevo le bombe necessarie per ucciderlo, perché ne avevo soltanto una. Scusi? Scusi? Ok, molto gentile. La differenza nei precedenti Souls è che uccidendo questa... No, la differenza di Dark Souls 2, se non sbaglio. Uccidendo le lucertole, automaticamente ti dà il drop. Quindi non bisogna più inseguirle, poi cade nell'oblio e ci perdi quello che ti ha dato. Ne ha avuto di tempo. Aia. Vieni. No, l'imboscata, è caduto di sotto. Ecco. Aia. Si impari però a prendermi in giro. Altre tre bombe. Altrimenti siamo a mare. Madonna mia, che sverla. Adesso lui, lui è un problema. Perché mi vai dando scudate di continuo. Non glielo posso fare il backstep. Dai, ho sprecato una fiaschetta. Ma che palle. No. No. Oh. Dritto nel sederino. Nel bel popò che ti ritrovi. Troppa, no? Ma neanche... Guarda, neanche a pagarli a peso d'oro. Però mi ha ridato una fiaschetta. La cosa nuova che hanno messo in Dark Souls 3 è che quando ogni tanto uccidi dei nemici o finisci determinate cose, ti dà una fiaschetta, ti ricarica automaticamente. Il che è utile, perché altrimenti dovevo tornare al falò e soffrire. Qui, qui, cagnolino. Vieni qui. Ok. Con la calma si fa tutto. 5300 anime. Ah. Ah. Le cazzatine. Merda. No, 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 no. Ciucciati la fiaschetta. Oh, oh. Oh, oh. Merda. Oh. Doppia. Oh, oh. Ci godo, ci godo, ci godo. Scendo giù di qua senza far... Vabbè. Volevo dire senza fare confusione. Ho rotto tutto, ho fatto danno. Allora. Direi di usare una brace perché ho bisogno della vita qui. Qui ho bisogno di vita. Ho finito le fiaschette. E non posso rischiare nel sederino. Appena finisco... Guarda, non ci posso andare a fare il boss. Si è girato da solo. Non posso andare ancora a fare il boss. Però posso andare a livellare tantissimo. L'alabarda da cavaliere alato. Una brace, l'abbiamo recuperata. Non credo ci fosse altro, no. Ok. Bene, bene. No, direi di andare di qui. Poco fa mi sono dimenticato, ho preso la chiave della cella, mi servirà dopo, vi farò vedere dove. Mamma, fiore verde. Penso che tu sia solo e invece appena ti attacco arriva tutta la marmaglia. Cioè, se io questi qua non li avessi ammazzati subito mi avrebbero shottato. Coltello da lancio. Ho sbagliato, l'ho fatto scendere. E vediamo dove siamo. Oh, guarda, siamo tornati all'inizio. Che è la cosa migliore, avere collegato questo falò. Merda. Ma domani ti dovrei uccidere. Siediti subito al falò. Perfetto. Torniamo all'altare del vincolo. Ok, con 6421 anime, signorina, i livelli sono d'obbligo. Allora, ragioniamo. Uno a vita, uno a tempra, uno a forza. Alziamoli così per il momento e andiamo bene. Dal nostro amatissimo fabbro possiamo aumentare gli usi dell'Estus. Ci crea lui le fiaschette a martellate. Beh, io a questo punto tornerei qui.
Che facciamo? Sai cosa? Io voglio provare. Ma sì, dai. Questo episodio sarà leggermente più lungo. Forse. Aia! La cazzata. Perché io non ho fatto risalire l'ascensore, quindi adesso devo per forza ucciderli. Per forza di cose. E torniamo dove eravamo prima. Guarda, l'ho lasciata fino a qui, tanto là non c'era niente, mi seccavo uccidere i nemici. Sperando che non mi seguano. Ok. Cosa sto vedendo lì? C'è un segno d'evocazione. Per il momento no. Se dovessi perdere parecchia vita, allora sì, lo evoco. Oh, nel sederino. Vai. No, non volevo farlo muovere. Oh, 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 merda. Ha droppato però. Il signorino però ha droppato. Ma mi ha droppato una cosa che non posso usare, sicuro. Ah, mi ha dato anche una... Avevo 5 fiaschette, non 4. Tu droppi. Ma tu sei brutto. I gambali da cavaliere di Lothric. Poi vediamo come sono rispetto ai miei. La la. Nel sedere. Ok, adesso. No, mi si è inceppata la spada nel muro. Ho trovato un'arma che non userò mai. Triplo drop. Lo scudo, i guanti e un frammento. Mamma mia. Mi sento forte. Adesso vediamo con questo come me la cavo. Questo è leggermente più difficile, lo si nota dal suo mantello blu, ovviamente, come ogni nemico. Cambia l'armatura e sei più forte. Non è vero perché io ho chi rossi. Ah, mamma mia. Ciuccia. Io dovrei provare a mettermi dietro di lui. Non gli ho tolto niente col backstab. Non gli ho tolto nulla col backstab. Mamma mia santissima. Eccolo lì. Si è potenziato l'arma. Aspetta. Ah, sono morto, che palle. Volevo andare a fare il boss che era più o meno lì vicino, però... No, non c'ho voglia. Sono morto troppe volte per oggi. Non c'ho voglia. Ho sofferto fin troppo. Direi che andiamo a fare il boss la prossima volta. Insieme a tutto quello che ci rimane da fare. Al prossimo episodio.